Oh, abbiamo cominciato, sono in registrazione. Prendete il vostro libro di storia, volume 1, pagina 296. Oh, e vediamo prima di tutto una bella cartina. L'impero, il sacro romano impero germanico. E poi abbiamo i comuni italiani, tutti quei bei pallini arancioni, quelli lì sono i comuni italiani. Ce n'erano anche in Germania, però ve lo dico subito la differenza. Mentre in Germania praticamente questi comuni rimanevano isolati l'uno dall'altro e non si potevano espandere nel territorio circostante, bene, i comuni italiani invece ne fecero di cotte e di crude e vedremo anche cioè cosa esattamente. A pagina 297 abbiamo appunto i comuni italiani e adesso dovete scrivere un sacco di roba. Allora, se scrivete piccolo riuscite a stare dentro al margine, se non scrivete piccolo prendete un foglio, lo aggiungete, ok? Oppure scrivete vedi foglio e mettete il foglio nel faldone. E sento già le lamentele. Prof, non c'ho voglia di scrivere, mi fa male la mano. Allora fate una cosa del genere, non volete scrivere, non c'è problema, non scrivete. Andatevi a studiare le circa 30 pagine precedenti. Ok? Preferite? Non c'è problema, eh? Cioè, in pratica il vostro libro da pagina 200, no, non sono 30, dai, da 273 a circa 287 di più, 200, sì, 287, ok, vi spiega quello che vi spiego in poche righe scritte da voi direttamente, ok? Io vi do la sintesi e insomma, se preferite invece leggere tutta la pappardella di 13 pagine in più, fatela pure, dovete studiarla. Secondo me avete la matita già pronta, vero? Matita. Allora, pronti? Ovviamente potete sempre fermare in qualunque momento. Quindi, dopo il 1000, rinascono le città in cui si concentrano le prime industrie, tra virgolette, industrie. Aperta parentesi, più persone a lavorare, ok? Più persone a lavorare, no motori, virgola, no motori, chiusa parentesi. Cosa significa? Che si chiamano industrie perché ci sono più persone concentrate, ma la differenza fondamentale rispetto alle nostre industrie di oggi è che ovviamente non ci sono i motori, è tutto lavoro a mano. Dunque, nascono le prime industrie, abbiamo detto aperta e chiusa parentesi, e i mercati. Punto. Nasce la borghesia, cioè l'insieme degli abitanti del borgo. Virgola, la parte nuova della città. Punto. Nasce una nuova classe sociale, aperta parentesi, alta borghesia, chiusa parentesi, virgola, fatta di imprenditori disposti a rischiare, che basano la propria autorità sul denaro. Ok? Punto. Dai, siamo già un terzo. Le virgolette industrie, chiuse virgolette, attirano lavoratori. Aperta parentesi, l'aria di città rende liberi. Chiusa parentesi, vi spiego cosa significa, ve l'ho già spiegato, però il concetto è che i servi della gleba diventavano liberi da ogni obbligo andando a vivere in città. Nasce il comune. Cioè un patto tra virgolette, patto comune tra virgolette, tra influenti ricconi, che poi riguarda, questo patto riguarda tutta la città. Punto. Imprenditori, artigiani, lavoratori si riuniscono in corporazioni o gilde per difendere i propri interessi e per garantire la qualità del lavoro, non per fare cattiva pubblicità, scusate, la qualità del lavoro per non avere cattiva pubblicità. Per non fare cattiva pubblicità, scusate, ho sbagliato, per non fare cattiva pubblicità ai prodotti della propria città. Punto. Nasce l'esigenza di un'istruzione, di istruzione, per cui nascono le università. Ok? Dunque nascono le università. L'istruzione quindi non è più
solo quella data dai monasteri. Nasce, punto, nasce anche fisicamente il comune, con la sua piazza, il palazzo comunale, la chiesa, le torri. Torri per prestigio e difesa. Vedi pagina 292. A pagina 292, infatti, vi fa vedere ad esempio le torri di San Gimignano e altre cosette interessanti. Allora, adesso finito di prendere appunti, guardiamo pagina 297, l'Italia centro-settentrionale, un'area ricca di comuni. L'area di qui la leggiamo fondamentalmente. L'area in cui i comuni si affermarono precocemente con maggior forza è l'Italia centro-settentrionale. La regione che comprendeva l'arco alpino bla 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 costituiva il Regno d'Italia e faceva parte dello SRIG, ma l'autorità dell'imperatore era molto debole, sottolineate, più che in Germania. Questo fatto rappresentò una condizione favorevole allo sviluppo dei comuni, ovviamente. Un'altra delle ragioni che favorirono la nascita dei comuni non era mai tramontata la civiltà urbana. Le città erano rimaste centri amministrativi, sede delle diocesi, delle autorità civili, luogo di residenza dell'aristocrazia, eccetera. Avevano quindi un ruolo politico. Okay? Un terzo fattore fu la lotta per le investiture. Okay? Quindi questi sono tre motivi che hanno indebolito il potere imperiale. Okay? La lotta per le investiture e l'autorità dell'imperatore a causa del... sì, no, aspetta, questo non lo spiega del tutto. Sì, dopo lo dice meglio, dopo lo dice meglio del perché era debole. Gli imperatori che avevano l'obiettivo di indebolire il potere dei feudatari riconobbero ai comuni alcune regalie, cioè alcuni diritti, ok? Come ad esempio, dice il diritto di amministrare la giustizia, riscuotere le imposte, battere monete, organizzare difesa, controllare il territorio, aggiungete, eleggere i propri magistrati. Quindi le ultime due righe, diciamo così, sono fondamentali e ci sono anche nelle mie immagini. Il dominio dei comuni sul contado è quello che vi dicevo. In Germania, Francia e Fiandra, la libertà e i poteri dei comuni rimasero circoscritti, seconda riga, questi poteri all'interno delle mura. In Italia, invece, la lotta per le investiture indebolì i poteri dei feudatari. Quindi i comuni poterono estendere il loro dominio sul contado. Quindi sottolineate appunto estendere il dominio sul contado. Girate pure pagina, gli organi di governo dei comuni. Abbiamo in alto una bella immagine, una bella foto con i vari comuni italiani, ok, la loro fondazione, mi hanno detto Brescia è stato il primo praticamente, 1036, ah, ciao, 1038, ci ha fregato Parma, 1022, fregatura, 1022, Parma è stato il primo. Allora, vabbè, poi San Marco di Venezia, non parla di Venezia, quello che è curioso sta cosa, eh? Allora, il modo in cui i comuni si organizzarono è simile in tutte le città italiane. La prima istituzione fu l'assemblea, cioè i capi famiglia, cioè l'assemblea popolare, prende decisioni di interesse generale, eccetera, eccetera, decidono alcune cose, e lo chiamano in vario modo, arengo, concione, parlamento, eccetera. A questa si affianca un consiglio, cioè quella dei membri aristocratici più importanti, le persone più importanti, e questo consiglio nomina i consoli, che potevano essere due, anche più, comunque i consoli che vogliono, sono un chiaro richiamo all'antica Roma, dai consoli al podestà. I consoli però spesso e volentieri non erano capaci di prevenire i conflitti, okay, tra le varie fazioni, e quindi insomma siccome litigano decidono di affidarsi a un podestà, ok? Beh, c'è lo schemino in giallo a destra, abbastanza chiaro, i consoli non riescono a evitare i conflitti, per cui viene il podestà, che di solito viene da fuori. Ha un incarico, vi dice, limitato nel tempo, con poteri esecutivi, giudiziari e di polizia. Okay? Quando finisce il suo lavoro dice, va bene, grazie, arrivederci. Come sorse il comune di Milano? Bah, non ci interessa, quindi questo lo possiamo anche tagliare, diciamo così. Via! L'evoluzione del vetro è molto interessante, leggetevela se volete, imparate qualcosa. Federico I contro i comuni lombardi, siamo a pagina 302. L'espansione di Milano, vi ricordate Milano prepotente fa il bullo, picchia tutti quelli vicini. Allora, nel XII secolo Milano era diventata la città più ricca e potente della Lombardia e aspirava a estendere il suo dominio nell'Italia settentrionale. Ai danni di altri comuni nel 1111, non mi interessa la data, no, 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 non c'è bisogno di studiarla. Nel 1111, per esempio, assediò e distrusse la rivale Lodi e per ben 40 anni impedì ai lodigiani di ricostruire la città. Che cattivi, proprio dei bulli.
Milano aveva buon gioco nel condurre una politica aggressiva. Perché? Perché l'impero era debole, debole, attraversava un lungo periodo di crisi interna. Quindi Milano ne approfitta e fa il bullo. In Germania, infatti, si era scatenata una lotta per la corona imperiale, che vedeva i feudatari tedeschi contrapposti in due fazioni: i Guelfi, che appoggiavano le aspirazioni dei duchi di Sassonia e Baviera, e i Ghibellini, che sostenevano gli Hohenstaufen, duchi di Svevia. Profe, non me la ricordo sta roba. Ma come? I Guelfi che appoggiano chi? I Ghibellini che appoggiano cosa? Non vi preoccupate, non è un problema, ok? Questo è un problema dei tedeschi. E gli studenti tedeschi se le devono imparare queste robe qua. Noi invece impariamo che esistono i Guelfi e i Ghibellini, che appoggiavano due famiglie differenti. Quello che ci interessa. Se volete, a destra, dove c'è lo schemino del lessico, insomma il quadretto con il lessico, vi parla appunto da dove vengono questi nomi. Guelfi vengono da Welf o Welfen, e invece Ghibellini da Waiblingen, Waibling, Waibling al singolare, Waiblingen, plurale, castello più importante dei duca di Svevia, Sweben, Sweben nella Svevia, ok? Eccoci. E poi i due nomi cambiarono significati. Significato, ecco questo è importante, sottolineate queste tre righe dello schemino, i Ghibellini sostenitori dell'imperatore e i Guelfi sostenitori del papa, ma era una scusa per picchiarsi fondamentalmente un nuovo imperatore. Nel 1152 i principi tedeschi trovarono un accordo, hola, elessero re di Germania e designarono al trono imperiale Federico I Hohenstaufen, detto il Barbarossa. Io sarei barba prezzemolo, no, barba bianca, come cavolo si chiama? Barba brizzolata, barba brizzolata. Ruffo primo, barba brizzolata. Duca di Svevia, deciso da riaffermare la propria autorità in Germania sui feudatari, Federico convocò una dieta, cioè disse tutti quanti a pane e acqua. No, non vuol dire questo dieta, dieta è una riunione fondamentalmente, un incontro, un'opinione, assemblea, ve lo dice lì, un'assemblea, lo dice nel riquadro a destra. Alla città di Costanza nel sud della Germania. Alla dieta parteciparono anche i comuni di Lodi, Como e Pavia. Venuti a implorare la giustizia dell'imperatore. Vi prego, ti prego, imperatore, vieni ad aiutarci. Milano è prepotente, è un bullo, ci picchia. E allora Federico I dice: sì, andiamo ad aiutare i poveri comuni che sono tormentati e bullizzati da quel prepotente di Milano. Nel 1154 Federico scese in Italia incontrando il favore dei comuni minori, Lodi, Pavia, che avevano chiesto aiuto, no? Aiuto, aiuto! E del Papa. I primi chiedevano protezione contro la prepotenza dei comuni maggiori come Milano. Il Papa cercava aiuto, aiuto, aiuto! Per venire a capo di una ribellione del popolo romano che aveva abbattuto il potere temporale della Chiesa e dato vita a un libero comune. E qui avete la matita pronta e scrivete, ok? Dunque. Era stato Arnaldo da Brescia. Scrivete, scrivete, a fare sto casino, a fare sta ribellione. Era stato Arnaldo da Brescia, che voleva abbattere, buttar giù, voleva abbattere il potere temporale della Chiesa e restaurare l'antica Roma. Punto. Fatto? Bene. Arnaldo finì sul rogo. È arrivato Federico. E ha spazzolato tutto. Federico I convocò a Roncaglia, non ce ne frega, non, Roncaglia, vabbè, un piccolo comune, una dieta, abolì tutte le regalie, ok, e sostenne i comuni minori al bando Milano. Vergognati Milano, ti rifiuti di sottometterti e io ti metto al bando. E allora che cosa fa? Distrugge Tortona, alleata di Milano, si diresse a Roma, stroncò l'esperimento comunale, restaurò i poteri del Papa, appunto Arnaldo viene bruciato e si fa incoronare imperatore. Perché ovvio, il Papa dice, aiuto, aiuto, Federico va, lo aiuta, e quindi il Papa dice, tiè la corona, bravo, grazie. Infine tornò in Germania, bello tranquillo. Ma nel 1158, questo ridiscende in Italia, una seconda dieta a Roncaglia. Ok, convoca i giuristi dell'Università di Bologna e questi qua, sulla base del diritto romano, dicono solo l'imperatore. Beh, l'imperatore romano, intendevano, perché il diritto romano, vi dicevo, no?
Giustiniano, con il suo corpus iuris civilis, ma non solo Giustiniano, insomma, erano la base della giurisprudenza seguente. E quindi questi ancora si basano sul diritto romano, capite? Nessuno l'aveva mai abolite le leggi romane, quindi in teoria erano ancora valide. E quindi, in base al diritto romano, stabilirono solo l'imperatore può imporre le tasse, nominare magistrati, armare esercito, coniare monete. Tutti zitti e buoni. Ovviamente Milano. Il bullo Milano e Crema, che era il suo amico, insomma, si ribellano. E quindi che cosa fa? Federico I distrugge Crema e attacca Milano. E Milano si arrende e l'imperatore ne affidò la distruzione alle città che avevano subito le prepotenze. Quindi un po' in pratica Milano è il compagno di classe bullo, ok? I bambini, oh poverini, poverini, chiedono aiuto al professore. Il professore arriva, okay, mette la nota al bullo, anzi, lo sospende, lo fa sospendere, okay, e i bambini, okay, come dire, prendono in giro il bullo quando torna in classe e dicono: ah, sei stato fregato, sei stato fregato, e gli portano via la merenda. Ecco. Allora, la distruzione, avete girato pagina 304, la distruzione di Milano impressionò i comuni italiani che videro nell'imperatore una minaccia della loro libertà. Dicono, ammazza, oh, questo è stato brutto e cattivo, guarda, 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 magari lo fa anche a noi. E allora, nel 67, una trentina di città dell'Italia settentrionale crearono la Lega Lombarda. Okay? L'alleanza fu consacrata da un solenne giuramento pontida nei pressi di Bergamo. Non tutti i comuni vi aderirono, ma la Lega ebbe il sostegno del Papa, che non è lo stesso Papa di prima, comunque il Papa che, insomma, ha paura di questo imperatore. E anche Venezia, eppure i Normanni, okay, aiutano i comuni. Allora, vi ricordo che oggi esiste ancora un partito che si chiama Lega Nord, che è nato fondamentalmente verso gli inizi degli anni 90, i primi anni 90, prendendo come simbolo Alberto da Giussano, che è quel guerriero con la spada alzata, e chiamandosi Lega Lombarda, proprio inizialmente si chiamava Lega Lombarda, proprio in ricordo delle lotte dei comuni del nord contro l'imperatore. Negli anni 90 non si lottava ovviamente contro l'imperatore, ma contro il governo centrale di Roma. E si voleva quasi l'indipendenza della Padania, la chiamavano così, cioè il nord Italia. Allora, adesso ovviamente le cose sono cambiate, Lega Lombarda è diventata Lega Nord e ha tutt'altro respiro, diciamo, non è più un partito indipendentista del nord. Allora, niente, tutti quanti contro l'imperatore, tutti quanti no, vabbè, una buona parte dei comuni italiani contro l'imperatore, la battaglia decisiva a Legnano, questo dovete saperlo, ok? Questo sì, memorizzate Legnano 1176. Questa è la data che dovete sapere. Mi dispiace, una volta tanto non è una data facile, ok? Vi do date facili di solito, ma questo è, poi ve le dimenticate. 1066 Hastings, ve la siete dimenticata. 1122 Worms, il trattato di Worms, ve lo siete dimenticato. Io non lo so che devo fare. 1176, magari ve lo ricordate. Allora, in questa battaglia, protagonista leggendario è Alberto da Giussano, quello con la spada in alto così. Ecco, però tenete presente che gli storici dicono che questo Alberto non è mai esistito. Avete scritto Alberto da Giussano? Bravo. Poi cosa c'è ancora da dire? C'è da dire che, ecco, i comuni andavano in combattimento con il carroccio. A pagina 304 vedete un dipinto del 1800, quindi di qualche secolo dopo. Ecco, vedete un bandierone gigantesco, un tipo con un crocifisso in mano e a bordo di un carroccio trainato da buoi. Allora, questo è il carroccio, che è il simbolo, diciamo, dell'indipendenza comunale ed era usato in battaglia, insomma, come punto di riferimento dell'esercito. Vi ho spiegato l'importanza di avere sempre questi punti di riferimento, ok? Ecco, in combattimento. Allora, Federico Barbarossa dovette abbandonare l'Italia per riparare in Germania, dove c'erano problemi di nuovo. Quindi il povero Federico continua a fare su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, e ha una marea di problemi. Fu sottoscritta la pace di Costanza e quindi, in pratica, Federico restituisce le regalie che erano state revocate a Roncaglia. Qui il libro non lo dice, il povero Federico I poi morirà annegato durante la terza crociata. Ok?
Allora, bambini belli, adesso vediamo un po' le autorità universali in crisi, cioè gli eretici, vi parla degli eretici. Allora, la prima parte, vabbè, tanti saluti, proprio in introduzione, quindi pagina 305, paragrafo 1, lo potete tagliare. I Valdesi, chi cavolo erano i Valdesi? Erano gli eretici, i primi eretici, i Valdesi e Catari erano i più eretici di tutti gli altri. Allora, nel 1173, Valdo, ricco mercante di Lione, e voi tutti sapete che Lione è in Francia, vero? Lyon si spogliò di tutti i suoi beni e li distribuì ai poveri. Mi ricorda qualcuno? San Francesco? Allora, il movimento dei poveri di Lione o Valdesi si diffuse rapidamente, un'importante novità. I Valdesi contestavano il principio che solo la Chiesa potesse predicare e interpretare le sacre scritture e affermavano che ogni cristiano aveva il diritto e il dovere di predicare il Vangelo. Valdo non metteva in discussione i contenuti della fede e cercò di avere l'approvazione del Papa, ma fu scomunicato, è ovvio. Cioè, tu cerchi l'approvazione del Papa, ok? Cerchi l'approvazione del Papa e gli dici non serve a niente. O meglio, gli dici tu non serve a niente perché la Chiesa non serve a nulla, perché ogni fedele può fare da sé, quindi tu non servi a una cippa, però voglio la tua approvazione. Secondo me il Papa non è contento. E infatti lo scomunica e poi finirà male anche Pietro Valdo, poverino. Allora i Catari, invece, detti anche albigesi perché in pratica avevano la loro sede principale ad Albi, en France, nel sud della Francia. Se avete girato pagina, vedete la cartina con tutti i Catari e i Valdesi che girano. Vedete qua i Valdesi arrivano fino al lago di Garda e oltre. Infatti, Desenzano era uno dei centri, se non vado errato, dell'eresia valdese. Allora, i Catari, detti anche albigesi, loro raccofavano, bla bla bla, i Catari ritenevano che oltre al Dio buono esistesse un Dio del male, creatore della materia, cioè la materia è creazione del demonio. Gesù era ritenuto dai Catari uno spirito inviato dal Dio buono per liberare gli uomini dalle schiavitù delle passioni. Poiché per i Catari la materia e quindi il corpo era il male, sottolineate sta roba qua, ok? Alcuni di loro praticavano frequenti digiuni. Ah, non vi ho fatto sottolineare prima di Valdo. La roba di Valdo dovete saperla tutta. Bene, bravi. Allora, praticavano frequenti digiuni, non si cibavano di carne, evitavano di mettere al mondo figli e condannavano ogni forma di ricchezza e potere. Come finirono? Bruciati. Contro i Catari, il Papa Innocenzo III scatenò nel 1209 una crociata. Feudatario lo stesso re di Francia, Filippo II, interessato ad affermare il suo potere in tutto il regno, vi aderirono entusiasti! Evviva! Dove vai? Alla crociata! Contro chi? Contro i Catari! Andiamo a massacrare i Catari! I feudatari. Ah sì, interessa, bla bla bla, entusiasti, entusiasti, yuhu! Dopo il massacro dell'intera popolazione di Béziers, ci sono stato Béziers, una bella cittadina, una dopo l'altra si arresero le truppe crociate le città che avevano dato ospitalità ai Catari. Allora, per prevenire la diffusione di nuove eresie, la Chiesa istituì i tribunali dell'Inquisizione, organismi giudiziari il cui compito era di cercare e perseguitare gli eretici. Il processo ammetteva la tortura, con la condanna a morte di chi fosse stato giudicato colpevole, però avevano la possibilità di salvare l'anima. Pentiti, ti uccido lo stesso, ma sarai salvo e andrai in purgatorio. E questi spesso non si pentivano, voglio dire. E poi furono creati appunto i francescani e i domenicani. Avevano il comune obiettivo di combattere l'eresia tramite la predicazione e l'esempio della povertà. Okay? Praticavano la povertà, crearono convegni nelle città. I domenicani avevano, andate dove ci sono i pallini, queste sono le parti importanti. Scelsero di predicare e misero in campo lo strumento della preparazione culturale e molti divennero maestri all'università. I francescani, lo sapete già dalla letteratura italiana che abbiamo studiato, si distinsero per semplicità, umiltà, vicinanza alla povera gente, l'assistenza ai malati di lebbra e ai poveri. I fondatori, appunto, Francesco d'Assisi e Domenico di Guzman, che la Chiesa proclamò santi. Allora, l'opera di San Francesco ve la leggete, ok? Niente di che, leggere, ok? Il resto è da studiare e leggere. Allora, vediamo un attimo, Chiara d'Assisi la potete saltare, e anche il resto la potete saltare, pagina 309 la potete saltare. Bene, allora, io direi di... Dunque, prima di sospendere, vi faccio vedere una cosa che
Questo, ok? Bene, benissimo, visto? Sì? Va bene, per chi non è mio alunno, è un mistero che non verrà risolto. Allora, niente, sospendiamo qua per non fare troppo lungo la lezione, il ripasso, e il prossimo ripasso è relativo a Federico II, Stupor Mundi, sul quale tra l'altro io ho tenuto una conferenza pubblica qualche annetto fa.